tutto pronto, appena cominciato il match tra i ragazzi di FC Antonello e i ragazzi degli NT Capita, semifinale di Media League, vediamo di questi, andata. Di andata, vediamo questi ragazzi che emozioni ci regaleranno. Buon calcio a tutti. Ma voi di quanto è riuscita a supercazzola? No, no, infatti io ci ho provato. Palla centrale, ancora Fabrizio Pepe, allarga a destra per ancora Fabrizio Pepe che subisce fallo, anzi no. E allora Ciro Palermo prova a ripartire, palla per Iannaccone. 1-2 che si chiude Palermo, poi non arriva Iannaccone sul secondo palo. Ma invece su Facebook, Instagram, 75 mi piace. È stato che poi con la funzione si può mettere in contemporanea. Ma la mettiti di qua. Palla verticale Palermo, attenzione! Auriani! Chiude tutto. Scala! Palermo prova ad andare, Palermo il destro! Il vantaggio degli NT Capita con Ciro Palermo, proprio lui, ancora lui. 1-0, Ciro Palermo. Ti danzi, pressione. Quello già la partita è quello che è. Occhio al vigilante che intercetta. Vigilante! Che gol! Vigilante col sinistro sotto l'incrocio dei pali, 2-0, niente capita. Pepe allarga in destra, occhio al contropiede con Ciro Palermo che allarga per Iannaccone, 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 scarta il portiere, Iannaccone! Dopo il dribbling su Oriani, Iannaccone va a segnare il gol del 3-0. Calcio di punizione, c'è il gol che accorcia le distanze dei ragazzi degli ancora vigilante sul secondo palo, ancora con il mancino, neanche il tempo di esultare per gli Antonello che subito, niente capita, si riportano sul triplo vantaggio, 4-1. Finisce qui il primo tempo, vantaggio 4-1 per gli NT Capita e invece la ripresa. Tutto pronto, parte la ripresa tra NT Capita e FC Antonello, semifinale di andata di Media League, 4-1 per la squadra di Ciro Palermo. Vediamo questa ripresa che emozioni ci regalerà, gli Antonello un po' spreconi nel primo tempo. Stiamo a vedere. Una partita buona. No, ma sono Storiani, parla sempre tutto. Vai, palla. Occhio a Iannaccone per Palermo. Palermo! Ciro Palermo! 5-1 NT Capita. Persico allarga a destra per Vigilante. Ancora Vigilante. Palla allargata per Palermo. E allora Pepe prova ad andare in contropiede. Ancora Fabrizio Pepe, ottimo infiltrato per Vigilonimo! E c'è il gol degli Antonello che rientrano in partita con assist di Fabrizio Pepe, di Geronimo, segna il 5-2. Squadre spaccate in due, si sono scoperte. Palla sotto la traversa! Neanche il tempo di ragionare circa la differenza reti. Vigilante segna il gol del 6-2. Oh, il contropiede di Palermo. Palermo, Palermo, Palermo prova ad andare. Gaeta cerca di appigliarsi. Gaeta non può nulla sull'ennesimo gol di Ciro Palermo. NT Capita tutta birra. Vanno a segnare il gol del 7-2. Pepe prova ad andare. Ancora Pepe per Di Gironimo che allarga bene a destra. Palla però lì Di Gironimo. 3! Il gol di Gironimo che accorcia le distanze. Persico. Mannaggia, la vado Persico di butto poi quando è aperta. Palla in mezzo ancora di Gironimo, vola Gressa lì e c'è il gol di Pepe che accorcia ulteriormente le distanze, 7-4. C'è Di Stasio che sale in fascia. Poi Pepe che prova ad allargare, attenzione, la palla è buona per Di Gironimo che la mette in mezzo e c'è il gol di Laurenza, incredibile. No, De Stasio. 7-5. E c'è il gol del 7-5. 7-5. Come un ciuccio, come un ciuccio. Come fare l'opposto a prendere Ghirilla. Attenzione, Di Gironimo la mette in mezzo per Pepe che la viene in campo, attenzione, la porta è vuota. Il
adesso la vogliono ribaltare, mamma mia, grande assistito, ennesimo. Occhio a Iannaccone, Iannaccone fuori, e finisce qui l'andata 7-6. Poi va bene, ti capita.